ripetersi. Derby Roma penso sia... Quella sera la Roma non dà qualcosa in più, ma molto di più. 13 minuti sul cronometro e la Roma va subito sull'1-0. Una palla lavorata molto bene tra Candelà e Francesco, dove poi di tacco la passò a Vinzà e di esterno destro Crosson, fortunatamente molto alto, e riuscì a anticipare Nesta di testa. Scocca la mezz'ora e l'aeroplanino decide che è giunto il momento di decollare. La mia fortuna è che forse non mi aveva visto perché non ero molto alto, non sono molto alto, e quindi sono sgusciato dalla parte opposta dove lui guardava e sono riuscito a batterla in questo senso. È una serata magica per Montella, che prima dell'intervallo beffa ancora Nesta e punisce la Lazio per la terza volta. Francesco Crosson, una palla molto forte, tesa, e riuscire a prendere leggermente il tempo e prenderla benissimo di testa e metterla sul palo più lontano. Tre gol di Vincenzo Montella ed è bastato meno di un tempo alla Roma per mettere in ginocchio la Lazio. Sul prato dell'Olimpico c'è una sola squadra ed è trascinata da un grande attaccante. Montella ha fatto di tutto e di più. Montella è... La gioia di Montella fa da contraltare all'incubo di Alessandro Nesta. Il capitano biancoceleste è l'emblema di una Lazio in stato confusionale. La sua uscita dal campo durante l'intervallo suona come un segnale di resa. In aria dell'aeroplanino campano non è ancora terminata. Un momento che stavamo soffrendo la partita, la Lazio ci credeva, invece poi arriva questo gol che gli tagliò praticamente le gambe, un gol bellissimo, spettacolare, insomma, dove poi praticamente chiuse la partita. Per la prima volta in un derby, un attaccante cala un poker sul tappeto verde dello Stadio Olimpico. Speravo di segnare 3 gol in un derby. 4 gol in un derby, la prima volta in Serie A, per me 4 gol in una partita. Fortunatamente riuscì a farle alla Lazio e per me non poteva capitare di meglio in questo senso. Fu una giornata indimenticabile, memorabile, che tuttora la ricordo sempre con grande felicità. La trama di quel derby è troppo bella per non avere un finale che la renda memorabile. Quella sera l'istinto della lupa giallorossa ha prevalso sui buoni sentimenti. Alla fine per la Roma è l'apoteosi. Due gol in un derby nel lontano 1933. Quel 10 marzo del 2002 il miracolo si è ripetuto.